I'm Pink, and today I'm recording White Rabbit by Jefferson Airplane for Alice Through the Looking Glass. I like quirky. I like weird. And this movie is one of the quirkier, more creative stories. And also, I'm gonna go into the studio to write a completely original song for the film, and that's one of the more exciting things I've ever done in my life. And this movie is going to really inspire imagination. It's gonna be a fun experience. And I think fans are going to love it. Tic toc, il tuo tempo è scaduto. That's a fun song to sing. Dove sono? Vediamo un po'. Emotiva, inclina la fantasia, isteria femminile, un vero classico. La faremo guarire in un non nulla. Fermatela! Non fatela scappare, presto! Niente che non va in me. Sei stata via troppo tempo, Alice. One pill makes you larger and one pill makes you small. Gli amici non vanno trascurati. Sbrigati. And you know you're going to call us. Qual è il guaio? Il guaio è il cappellaio? Lui è il mio amico più sincero. Se ne ha bisogno, lo aiuterò. Sarà una corsa contro il tempo. Ed è meglio non farselo nemico. Il tempo è un uomo. Sottomondo. Tempo scaduto. Si è inceppato proprio a un minuto dall'ora del tè. Ora del tè! Per sempre! Ciao, Alice. Ah! Il cappellaio conta su di te. Oh no! Tutti ci contiamo. Ferma! Oh, Alice, sei la solita fastidiosa, egoistosa e guastafestosa! Reggetevi forte! Non voglio reggermi forte! No, 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 non ancora! Oh, oh, oh. Scusa! Il 2016 sarà un anno particolarmente ricco di film della Disney, tra film d'animazione, live action e i supereroi della Marvel. Vedremo tre nuovi film di animazione, due Disney, Zootropolis, in uscita il 18 febbraio con protagonisti degli animali antropomorfi, e Moana, ribattezzato Oceania per il mercato italiano, ambientato alle Hawaii e in uscita a Natale 2016, e uno Pixar, Alla ricerca di Dory, sequel di Alla ricerca di Nemo, che uscirà il 15 settembre, molto atteso. In arrivo anche i live action di due dei classici Disney, Il libro della giungla, che in originale ha le voci illustri di Idris Elba, Scarlett Johansson, Bill Murray e Christopher Walken, e il sequel di Alice in Wonderland, Alice attraverso lo specchio, in uscita il 25 maggio, che mantiene il cast originale composto da Mia Wasikowska, Johnny Depp e Helena Bonham Carter, ma senza Tim Burton alla regia, questa volta solo produttore. Il 2016 sarà anche decisamente un anno di supereroi. La Disney sarà presente con Captain America Civil War, che uscirà il 4 maggio, e Doctor Strange con Benedict Cumberbatch nel ruolo principale, il 26 ottobre. A questi si aggiungono le due superproduzioni della Warner, Suicide Squad e l'epico scontro tra Batman e Superman in Batman vs. Superman Dawn of Justice di Zack Snyder. Beh, sembra che passeremo un bel po' di tempo al cinema nel 2016, che dite? Voi quali film siete sicuri, proprio sicuri, che andrete a vedere? Fatemi sapere nei commenti qui sotto e io vi aspetto al prossimo video.